Ascoltare musica da un disco in vinile ai nostri giorni può sembrare anacronistico, considerando che ormai la maggior parte delle persone, per ascoltare i loro brani preferiti, usufruiscono dei servizi delle piattaforme streaming o dei loro devices. Ma dati alla mano, il mercato del vinile sta vivendo una seconda giovinezza. Ristampe, nuove LP, shop dedicati e collane in edicola testimoniano la vivacità di un mercato che sorprende. Ne esiste poi uno non ufficiale fatto di vinili usati che si possono acquistare in negozi che trattano per lo più questo tipo di dischi, nei mercatini o nelle frequentissime fiere del vinile organizzate ormai settimanalmente in tutta Italia. L'offerta spazia attraverso tutti i generi musicali, dal metal al punk, dal blues al rock, dal progressive all'alternative, dal jazz all'hip hop e al pop. E proprio parlando con alcuni espositori provenienti da varie città d'Italia, di Vinilicando, sesta fiera del disco di Salerno, svoltasi sabato 11 e domenica 12 maggio sotto i portici di Palazzo di Città, si comprendono alcuni motivi di questo fenomeno. La bellezza di avere tra le mani una copertina che spesso è una vera e propria opera d'arte, leggere tutte le note, i testi, i musicisti e poi il suono analogico caldo e avvolgente, i rumori di fondo della puntina sono solo alcuni motivi di questa rinascita, ma c'è soprattutto la voglia di tornare ad un'esperienza di ascolto della musica di una volta, compiere un viaggio emozionale all'interno di un album, dedicarsi tempo per scoprire il percorso musicale di un artista, cosa che la musica spacchettata e spezzettata di oggi, pur con la sua praticità, non permette. Vittorio Albano, espositore che viene da Taranto, dal 1983 al 1993 proprietario nella città dei Due Mari del negozio di dischi Best Record, punto di riferimento per gli amanti di musica di allora, che trovavano tra gli altri dischi di New Wave, New Romantic, Post-Punk e anche New Progressive Rock, con tanti dischi importati direttamente da America e Inghilterra, ora espone in varie fiere in giro per l'Italia. In una breve chiacchierata ci parla di questo fenomeno. Negli anni 2000, sì, fine inizi 2000, è ritornato il vinile alla grande. Abbiamo avuto il periodo di... ci siamo pentiti di aver comprato il CD. In che senso? È perché poi ci siamo ricreduti e siamo ritornati al vinile. Al vinile. Gli amanti del CD adesso vanno in cerca... del vinile? No, anche del CD, perché il CD sta anche scomparendo, perché è in calo. Ok, ok. È in calo come richiesta. Quindi nei negozi i CD adesso sono un po'... sono ritornati quasi di nicchia, perché il vinile ha preso il sopravvento, ma in tutto il mondo. Ci sono moltissime manifestazioni di questo genere. Ci sono tutte le settimane, in tutti i posti. In tutta Italia? Tutta Italia, sì. E all'estero, cioè, non so, Francia, Germania? Peggio. Peggio nel senso meglio. Molte più manifestazioni. Sì. È una cosa bellissima, perché poi la gente si riunisce, parla di musica, si diverte, poi c'è gente, ci sono posti dove mettono anche la musica, non è solo lo scambio di vinili, c'è anche la musica, ci sono anche i concerti, sono tante cose che attirano le persone, ci sono un sacco di ragazzi che si avvicinano e non hanno, forse ci sono anche i genitori che li hanno invitati. C'è anche un po' di curiosità, sì, c'è la scoperta di un qualcosa per loro non molto conosciuto. Tranne chi è fissato con il digitale, allora quello è un discorso a parte.